Ombra? Già non mi piace. Ombra? Sì. Ok, siamo rimasti al buio totale in casa. Chi è che tocca l'armadio? Apparire? Sì. Ce l'ho. Cos'è? Non so se... Che lampi. Me la sento più di farlo, sto video. Che figata un temporale. Sono in rec adesso. Ah, ok. No, raga, allora, sì, sono in pigiama. Perché, allora, io e Paul stavamo pensando che cosa fare perché... C'è un temporale gigantesco fuori? No, non per quello. Più che altro perché stavamo pensando di fare il nostro classico esperimento e il problema è che è saltata la luce in casa. Quindi io mi sto cagando addosso. Mi sto veramente cagando addosso. E quindi Madonna, non so se... Che lampi. Me la sento più di farlo sto video. Perché... No, ma è interessante invece. Sì, il problema è che non avevo cavalizzato che sarebbe potuta saltare la luce in casa. I rischi del mestiere. No, Marlino è... Infatti io sono ancora in pigiama. È agitatissimo. Io infatti sono ancora in pigiama perché... Non eravamo pronti. Il problema è che... Non so se sono... Accendi il REM, queste cose qua, vediamo. Cosa succede? Bene. Io però avrei voluto vestirmi, prepararmi, fare qualcosa. No, non ho avuto tempo. Merlino, io ho paura che tu vai giù dalla finestra. Allora, Ghost Finder. Ok. Io... Raga... In giardino c'è la luce, quella... del paese, Paul. Ah, quindi beh, vuol dire che... Sì, sì. È saltata proprio solo la luce di casa. Cos'è che vuoi che faccio? Accendo il REM? Ma sì, perché no? Ok. Prende i fulmini, li attira? No. No, non li prende qua. Dai. È pieno di alberi, scaricherà ben su un albero, no? Sul campanile. Ah, beh, ottimo direi. Ok. Ombra. Già non mi piace. Ombra? Sì. Ok, siamo rimasti al buio totale in casa. Sì. Oh, quindi mi devo aspettare un'ombra da qualche parte? Mamma mia, che fulmini. Apparire. Apparire? Molto bene. Io giuro, no veramente, raga, io ho paura, non tanto dei... ma è bello come esperimento dopo. Del temporale di per sé, ho proprio paura dei tuoni, dei fulmini. Ma con tutta questa energia. Perché alla fine il rumore della pioggia è bello, mi piace, mi rilassa, mi stavo proprio rilassando. Con tutta questa energia, magari. Ecco, puoi caricarti, puoi prendere questa. Se ci sono degli spiriti in questa casa, in questo luogo, possono in questo momento avere una carica pazzesca. Cioè potete prendere l'energia... Bello, lo so, potete prendere energia dei fulmini. Ah beh, allora ne avete, perché stasera ce n'è... Prendete energia dai fulmini e manifestatevi. Tra l'altro mi piace più pigiama. Vabbè. Che palle, io sono sempre in situazioni imbarazzantissime. Commentare i panda. E vabbè, tanto ormai mi conoscono, lo sanno che... sono fatta così. Raga, mi sta chiamando mio padre. No, non è il momento. Vabbè, lo chiamerò dopo. Ok. Puoi dirci intanto chi sei, cosa vuoi, se ci stai sentendo. Orbs, ragazzi, orbs. Orbs. Sto zitto.
Perché non ti fai vedere attraverso la porta di vetro? Anche nello specchio puoi farti vedere. Cambiare. Sì. Dove vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi fare? Dove vuoi apparire? Bosco. Davanti a noi c'è il bosco. Davanti a casa nostra c'è il bosco. Ok. Dobbiamo guardare il bosco. Ah, magari appare là, non in casa. Ah, non lo so. Mi sembra un'ottima idea. Aprimi un po' sta persiana. Mi sembra un'ottima idea apparire là. Ecco. Resto. No. Ma, no. Cioè, non mi piace. Se resti per comunicare, sì. Se no è un po' fine a se stesso. Stai un po' tu qui. Anche rapido. Rapido. Potete prendere l'energia dai fulmini, dal temporale, e comunicare, manifestarvi con un... con un qualcosa di... Scomparire. Eh no. Cioè, o meglio, prima appari, poi mi sta anche bene che scompari. Se non vuoi proprio apparire in questa stanza, appari nel giardino. Raga, ho veramente paura. Fallo nel giardino. Noi ti stiamo filmando tutto. Ok. Fatti vedere nel giardino. Apparire. Credere. E perché forse io non ci sto credendo che tu apparirai. Non so se non ci sto credendo oppure sto sperando che questo non accada. Non lo so. Preoccupare. Ma lei si deve preoccupare o tu sei preoccupato? Perché sono due cose totalmente differenti. Se sei tu preoccupato, ti dico non devi essere preoccupato. Anche perché se ti farai vedere, noi ti filmeremo. Paul. Che cosa? Ho sentito... Senti? Hai sentito? Bussare? Sì. No, ma... E poi dopo... Da sotto c'è stato un colpo. Appunto. Ma sei in casa o sei fuori? Perché... Là dove c'è il bianco, diciamo? Sì. Ho visto qualcosa laggiù. Passare? Sì. Non l'ho visto con gli occhi. Te lo giuro, l'ho visto con gli occhi. L'hai visto con gli occhi? Te lo giuro. Non lo so, sto tenendo filmato adesso. Ti fai vedere? Desiderio. Descriviti. Una nobile. Sì, è venuto fuori nobile, raga. Non voglio tornare indietro sul cellulare perché sono filmata. Pugnalare. Sei fuori. Pugnalare. Facciamo mente locale, per favore. Che magari è uno con cui abbiamo avuto a che fare. Paolo, mi sto cagando addosso. Idea. Proviamo andare a vedere lo studio. Sì. Sì. Ce l'ho. Oddio, chi è? Ce l'ho! Oddio, chi è? Allora, io non voglio dire cazzate. Ma aspetta, guarda. Quando tu ti riferivi a quel quadro là? Sì, ovvio, quello. Mi è passato qualcosa davanti alla mia. No. A me è venuto un flash e poi è venuto a pugnalare. No. Fai attenzione. Sta ancora scrivendo? Fai attenzione. Sta ancora scrivendo? No, perché... Profondo. C'entra pugnalare.
Io non voglio dire una cavolata, ma è stato pugnalato. Era uscita una storia del genere al castello che siamo andati. Paolo, è passato qualcosa. Perché si è girata la carta del bagatto? Non era così, eh? Era dritta qua. Beh, ma magari aprendo l'armadio è caduta. Da così? Si gira così? Ma scusami, avevo capito che era così. I piedi ci ha appoggiato. No. Io so che lui c'entrava qualcosa con il pugnalare. Perché io ho pensato a lui. Perché c'è anche nella foto il pugnale. E questo era sottoterra, se ti ricordi. Ma quindi cosa c'entra con questa cosa? E che ne so, magari si è manifestato lui. Cos'è? Cos'è sto rumore? E che ne so? È uno che respira? No. Proveniva dall'armadio. Proveniva da dentro l'armadio. Da dentro l'armadio? Scusare. Scusare. Proviamo a portarlo di là. Quello? Là dalla finestra. Chi è che tocca l'armadio? E non lo so. Sì. Proviamo a portarlo di là. Sta smettendo. Lo. Lo offendere. Lo sai che offendere viene anche usato per pugnalare? No. Fiume. Coprire. Era coperto il tuo pugnale. Sotto così di terra. Sì, ma io non ho capito perché gioco. Per gioco? Paolo, ho i brividi in tutto il corpo. Te lo giuro. Non c'è stato solo lui sotto terra. C'è anche stato qualcos'altro. Personaggio. C'è stato anche un gioco sotto terra. Io credo che Paolo, io credo che è meglio non esagerare. Brr, che brividi. Credo che sia meglio non esagerare. Va, avanzare. Pedina. Sta entrando qualcun altro. È sempre su Infinitum. No. Troppo forte. Tutto di colpo troppo forte. Vero? Sì. Come attaccare una batteria gigantesca sotto. Sì. Non lo so. Senti che calma. Calma. Man mano che si allontana, il temporale. Raga, abbiamo della luce. Abbiamo documentato quello che stavamo facendo, quindi niente, ci avete visti così.
improvvisamente accendere la camera e pigiama, sì, o non pigiama. Ma ci stanno questi colpi di testa ogni tanto. Basta, raga. Li abbiamo portato con noi così. Mi potete scrivere per favore sotto nei commenti? Tra l'altro, che vetro sporco c'ho. Scusa. Vabbè. Mi potete scrivere sotto nei commenti un buon prodotto per lavare i vetri? No, sto scherzando. Cosa ne avete dedotto voi dall'associazione delle parole? Se siete d'accordo con me che a un certo punto, secondo me, era lui. Chi ha visto quell'indagine se la ricorda. E poi sembrava che a un certo punto fosse arrivato qualcun altro che parlava di Infinitum. Almeno noi l'abbiamo voluta vedere così. Però sarei curioso di quello che pensate voi. Se avete trovato altre associazioni o c'è sfuggito qualcosa. Ah, ecco, è un'altra curiosità. Voi siete quelli che hanno paura dei temporali o che figata un temporale?